Mi rammarico, Presidente, per le presenze quest'oggi in aula. Ho visto più persone su mozioni, sui dibattiti, sui piccioni ciechi e cose del genere, perché veramente stiamo parlando della legge elettorale e sembra che stiamo facendo un qualcosa di formale. Voglio comunque fare i più sinceri complimenti agli amici del governo, della maggioranza, della pseudo maggioranza, o meglio della pseudo opposizione. Ho usato questi termini, o meglio pseudo termini, perché voglio che sia chiaro per tutti, soprattutto per chi ci ascolta, che se Renzi è ancora in vita lo si deve a Berlusconi e agli oltre suoi 40 senatori che settimana scorsa, con il loro voto, hanno sostituito i dissidenti del PD. Così come altrettanto chiaro deve essere che se Berlusconi è ritornato politicamente in vita lo deve a Renzi e al patto del Nazareno, con buona pace del bipolarismo e del bipartitismo tanto osannati. A me sembra più ricordare invece il detto Francia o Spagna purché se magna, e ha funzionato. Mi complimento perché ci avete messo 9 anni per cambiare la legge elettorale e non l'avreste mai fatto se la Corte Costituzionale non avesse deciso con motivazioni politiche di ammazzare il maiale e di farne salami, cotechini e mortadelle. E alla fine però, al posto di una grande riforma epocale, ci troviamo di fronte ancora al porcellum, o meglio il porcellinum. Chiamatelo pure come volete, italicum, expositum, stronzellum, come volgarmente l'ho visto definire su un sito, ma comunque lo si voglia chiamare, se lo leggi, capisci subito che appartiene alla specie dei suini e quindi del maiale. Il 19 di dicembre alle ore 7:25, quando avevo cercato inutilmente di oppormi alla calendarizzazione in aula della legge elettorale, avevo detto gratta gratta spunta la setola del porcellum, e così è stato. Dico questo perché le motivazioni per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la precedente legge elettorale, ovvero l'irragionevolezza del premio di maggioranza e le liste bloccate, continuano a esistere tutte nel porcellino. Irragionevolezza del premio di maggioranza. Con la nuova legge elettorale, un partito che va al ballottaggio con il 20% dei voti degli aventi diritto al voto, con questi numeri il PD ha vinto recentemente le elezioni regionali in Emilia-Romagna, e dovesse vincere il ballottaggio, passerebbe dai 126 deputati che avrebbe preso con il 20% dei voti a 340, ovvero quasi il triplo, alla faccia della ragionevolezza del premio di maggioranza. E quindi non un porcellum, ma un super porcellum che fa balzi come un canguro con cui approviamo gli emendamenti, spinto da un motore reazione, solo che qui, fra maiali e canguri, alla fine il Parlamento è andato in vacca. 2. Le liste bloccate. In questi giorni si è a lungo dibattuto sull'assurdità di avere ancora 300 deputati nominati su 630. Alcuni, anche i colleghi del PD, hanno gridato allo scandalo, ma ci si è dimenticati di dire che questa sarebbe la migliore delle ipotesi possibili, perché teoricamente se ci fossero 6 forze politiche equivalenti del 15%, cosa che non si può escludere a priori, tutti i 630 deputati sarebbero nominati proprio come avveniva nel porcello. Ma c'è di più. Per raggiungere questo fantastico risultato siete dovuti ricorrere a trucchi, a truffe e alla circonvenzione d'incapace del Parlamento. Primo trucco, del portarlo direttamente in aula senza relatore, non certo per il numero dei miei emendamenti, ma perché in Commissione non vi era intesa all'interno del Partito Democratico e con Forza Italia. Secondo, la truffa di un emendamento scritto dal Governo che trasforma in emendamento il mio ordine del giorno approvato in Commissione e fatto sottoscrivere da un collega che solo oggi ha manifestato interesse per la materia elettorale, di cui i senatori hanno avuto contezza solo nella serata di lunedì 19 e quindi fuori tempo massimo per poterlo subemendare. Terzo, la complicità della Presidenza del Senato nel dichiarare ammissibile come emendamento un ordine del giorno che fra l'altro era il mio approvato in Commissione. Quarto, la presa in giro alla circonvenzione da parte di una Presidenza
che ha indicato per l'attività subemendativa 4 emendamenti presentati dalla maggioranza e ha volutamente e colpevolmente taciuto sulla presentazione dell'emendamento esposito. Quinto, la truffa sventata, mi auguro, dell'aver tentato il governo di presentare un coordinamento formale che altro non era che un altro maxi emendamento per correggere le sciocchezze che si erano scritte o che ci si era dimenticati di scrivere. Caro governo di ragazzini e ragazzine, prima di governare bisogna imparare a scrivere e voi non l'avete ancora dimostrato. Sesto, ma più grave ancora, è la truffa politica. L'elettorato di centrodestra ha votato nel 2013 il PDL per mandarlo al governo o in alternativa opporsi strenuamente alla sinistra. E invece Berlusconi e Alfano prima hanno fatto un po' di petting con la sinistra ai tempi del governo Letta. Poi c'è stato qualche litigio, come sempre capita, tra gli amanti clandestini. E infine, ora, con il patto del Nazareno, Berlusconi e Alfano si sono fatti impalmare dal presidente Renzi. Hanno fatto il miracolo di una fecondazione eterologa assistita dal ministro Boschi, da Verdini, da Lotti, e hanno messo al mondo, con la benedizione della levatrice quali Ariella, che non vedo quest'oggi in aula, una splendida balena bianca con la maglietta dell'Inter, ovvero con le righe azzurre di Forza Italia e le righe nere lasciate da Alfano. Manca la striscia rossa sulla balena, giusto perché ci voleva proprio un segretario del PD come Renzi per cancellare in un sol colpo dalla faccia della terra il PD, il DS, il PDS, l'Ulivo, il PC e la storia di tutta la sinistra italiana. Il Nazareno, quello vero, disse: Lazzaro, alzati e cammina. Il nuovo trionfirato Renzi, Berlusconi e Alfano, non riuscendo, pur avendovi tentato con slogan e slides di moltiplicare pani e pesci come rimedio curioso e improbabile alla crisi, hanno pensato bene di resuscitare la defunta Democrazia Cristiana e lo zombie si è alzato e si è messo a camminare. Fermate lo zombie finché siete in tempo. Prima di completare questo disastro, voglio fare un ultimo estremo appello a voi e al Presidente Grasso, ora facente funzioni di Presidente della Repubblica. Prima di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, delegittimato perché eletto ancora una volta da un Parlamento illegittimo, torniamo al voto e facciamolo subito. Napolitano ci ha offerto una grande occasione con le sue dimissioni per ritornare con il voto del popolo in un ambito di democrazia e costituzionalità. Il mio ordine del giorno approvato da quest'Aula ha fatto affermare al Parlamento, oltre che alla Consulta, che una legge elettorale oggi c'è, esiste ed è il consultellum, ovvero un sistema proporzionale puro con le preferenze. Il Presidente Grasso è pienamente titolato a sciogliere le Camere dopo averne uditi i Presidenti. Cogliamo l'occasione al volo e torniamo al voto. Questo Parlamento, figlio di una legge elettorale illegittima, non può, per la seconda volta e soprattutto dopo che la Corte Costituzionale si è pronunciata, quando abbiamo rieletto Napolitano, la sentenza non c'era ancora, ma non si può tornare e andare a eleggere un nuovo Presidente che sarebbe a sua volta illegittimo, come illegittimi sarebbero gli atti che andrebbe a firmare e gli organi che andrebbe a nominare. Resettiamo tutto il sistema, facciamo eleggere al popolo un Parlamento legittimo, il nuovo Parlamento eleggerà un nuovo Presidente della Repubblica secondo i dettami della Costituzione, farà la riforma costituzionale e quella elettorale e poi si tornerà al voto, anche con questa legge se lo vorrete, non ci fa paura. Ormai Renzi la soglia del 40% al primo turno se la può sognare. Salvini ha da tempo messo la freccia a sinistra e sta sorpassando Forza Italia e poi toccherà agli amici dei 5 Stelle e al ballottaggio andranno probabilmente i due Mattei. La vittoria di Renzi al ballottaggio oggi sembrerebbe scontata, ma dopo le legnate che gli arriveranno dall'economia e dall'Europa, dopo che gli italiani si renderanno conto che i suoi slogan e slide sono solo una presa per i fondelli, dopo che la troica presa a pedate da Tsipras attraverserà il Mare Nostrum per venire a casa nostra a soffiare sul collo di Renzi di Padoan, io quel ballottaggio non lo vedo assolutamente scontato.
La gente, quella per bene, senza fette di salame sugli occhi, saprà quale Matteo scegliere e voterà il nostro, che diversamente dall'altro forse non camminerà sulle acque, ma non venderebbe l'Italia per 30 denari o peggio per 30 euro come si sta facendo ad esempio ora con le banche popolari. Concludendo, mi spiace che non ci sia, ma glielo mando attraverso il ministro Boschi. Stai sereno Matteo, quello sbagliato. Nel 2009 il PASOK in Grecia prese il 43% dei voti, che è di più di quello che tu hai preso nel 2013 agli europei. Oggi i socialisti in Grecia hanno preso il 5% e tu farai la stessa fine. Grazie.